questione di famiglia. C'avevo il papà che era grande atleta, pioniere dei tuffi. Lui ha iniziato da ginnasta e poi piano piano i ginnasti si sono accorti che in acqua potevano eseguire dei tuffi, acrobazie particolari senza rischiare tanto. Poi piano piano guardando gli americani, studiando gli uni gli altri, si è evoluto. È arrivato a vincere il campionato italiano, quello importante era nel 1936, prima delle Olimpiadi, e si è guadagnato la partecipazione alle Olimpiadi. Berlino, c'era Hitler allora che faceva tutta una propaganda per gli ariani, eccetera. Insomma, si chiama Jesse Owens, che non gli voleva dare la mano, adesso non so se questa è solo una storiella o no. Insomma, mio padre ha fatto decimo posto dalla piattaforma. Ed erano tre italiane a partecipare in quella gara. Berlino penso sia stata una delle prime Olimpiadi di un certo livello. La Leni Riefenstahl ha ripreso i tuffi proprio perché era spettacolare. Si è accorta che poteva fare entrare dentro lo sport, quindi ha fatto riprese da vicino, dettagli, cose che una volta non si usava a fare. E penso lo stesso abbia fatto anche con le altre specialità, l'atletica, eccetera. Abbiamo tante foto in giro di quella Olimpiade. Quanto ho letto, lui era, dopo gli obbligatori, era 19esimo e poi con i liberi, che lui aveva buoni liberi, ha recuperato, è arrivato poi decimo. E nei soli tuffi liberi, solo due altri atleti hanno fatto meglio di lui, no? Lui ha saltato fino al 1962. Dall'Austria siamo rientrati nel 1953. Poi lui a Bolzano ha continuato a fare tuffi, partecipare alle gare italiane. L'ultima sua gara di rilievo era il campionato italiano 1962 a Roma, dove è arrivato terzo. Comunque, quando lui ha smesso, l'anno dopo io ho preso il suo posto. Io ero piccolo e andavo in piscina con lui, giocavo, mi buttavo con gli amici, giocavamo dentro o fuori dall'acqua, ecco, e io più che altro andavo sott'acqua, avevo la maschera, ero appassionato così, finché a un certo punto ho iniziato a prendere gusto a fare tuffi. Vedevo mio padre che si tuffava facendo proprio un primo salto mortale. Mi è piaciuto e ho continuato, l'ho fatto da lì a più in alto e poi ho iniziato l'allenamento serio che mi ha portato poi ai campionati di categoria italiani. Tra l'altro ho fatto anche una gara di nuoto lì a Bolzano Nuoto, a un certo punto aveva bisogno, ho fatto 50 rana. Ci allenavamo al Lido di Bolzano, si chiamava Lido perché c'era la sabbia come al mare intorno alla piscina. Bolzano aveva prima un castello di tuffi di 7 metri e mezzo, cioè non arrivava a 10 metri. E poi a forza di fare tuffi avevano bisogno di una piattaforma alta 10 metri e poi è stato tolto la parte da 5 a 10 e hanno fatto i 10 metri, sempre sulla spinta dei tuffatori che per fare 10 metri dovevano andare a Monticolo, che è un lago in mezzo al bosco a 20 km da Bolzano. E lì avevano costruito coi pali di legno una piattaforma di 10 metri e lì andavano e facevano i tuffi nel lago. Finché poi è stata costruita, alzata la piattaforma al Lido, la piscina comunale di Bolzano. Io i 7 metri non l'ho mai visti, ovviamente è stato fatto prima. Il Lido è nato nel 1932 e noi siamo tornati nel 1953 a Bolzano. Lì mio padre aveva di nuovo il lavoro alla cassa di risparmio, veniva in piscina dalle 3 del pomeriggio in poi e io la mattina giocavo, facevo e poi dalle 3 in poi c'era l'allenamento, un allenamento, due allenamenti, fino a 3 allenamenti al giorno. Mio padre ha creato la Bolzano Nuoto, tuffi con tanti ragazzi bravi che lui allenava, guardava. E alla fine eravamo diventati campioni d'Italia come squadra e nella nazionale italiana c'erano principalmente gli atleti di Bolzano, Hochkofler, Klammsteiner, Mauer Lechner, cioè tutti i nomi,
altro a Tesini, che andavamo a fare le gare anche internazionali. Poi ancora nel 62, quando mio padre tuffava, io salivo, mi mettevo sdraiato e guardavo lui che si tuffava, finché a un certo punto mi ha detto mio padre, io gli avrei chiesto, ma posso anch'io tuffarmi da qua? E mio padre ha fatto un sorriso così e ha detto, ma certamente, non vedeva l'ora, insomma. Perché la sorella, io ho anche una sorella che è del 43, quindi un po' più anziana di me, e la sorella era nuotatrice, faceva la farfalla. Mio padre ha provato anche con lei a farla, a iniziarla con i tuffi, solo che poi non andava molto bene. Poi quando ha visto che io ingranavo, era molto contento. Infatti ho letto un'intervista interessante su un vecchio giornale dove dopo Berlino 36 mio padre dice sì, io la medaglia olimpica non l'ho presa, però ci proverò con mio figlio. I tuffi dalla piattaforma non è che si comincia da lì, no? Si comincia dal basso, trampolino, un metro, tre metri, poi si fanno le partenze da 5 e poi quando il tuffo lo sai fare, lo puoi fare anche da qualsiasi altra altezza. Quindi una volta che io i tuffi li sapevo fare dal basso, andare da 10 metri ci ho messo, non dico una settimana, ma ci ho messo, non so, un mese e mezzo, e avevo il programma da 10 metri. Non erano le massime difficoltà all'inizio, però poi piano piano aggiungendo difficoltà. Prima facevo il doppio avvitamento, poi vedevo altri in Europa fare il triplo avvitamento, ecco, dovevo imparare quello. E ho fatto il triplo avvitamento, anzi qui c'è dietro un bel aneddoto. Io lo facevo da 3 metri prima da trampolino, poi invece a un certo punto mio padre mi voleva che lo facessi anche da 10 metri, no? Aggiungessi un avvitamento ai due che facevo, e c'era il nostro dirigente Rudi Sperber che con mio papà mi vennero vicini, mi disse ah guarda, se fai questo tuffo da 10 metri hai 100 strudel pagati al bar. Strudel sono le fette, che all'epoca era 30 lire lo strudel, non so. Io poi il tuffo l'ho fatto e effettivamente c'erano questi strudel pagati al bar, e io dopo ogni allenamento andavo con gli amici, andiamo a prendere lo strudel, andiamo là. Il dirigente Rudi Sperber era anche molto bravo. Alla fine mi ricordo che a un certo punto, dopo i risultati miei, mi regalò un fuoribordo. Sapendo che io ero appassionato di mare, di pesca, subacquea, eccetera. E il primo fuoribordo era il regalo del presidente della società. Sì, in Tokyo io avevo 16 anni, andavo per il 17. Io avevo un piccolo problema. E a un certo punto un tuffo, non capivo bene la rotazione, andavo... insomma... entravo in acqua male, non mi orientavo bene, e questo quasi quasi mi ha fatto rinunciare a Tokyo, mentre poi alla fine ha detto no, proviamo piano piano, e io stesso ho detto vabbè, cominciamo da capo, ho ricostruito il movimento, e alla fine quel famoso tuffo che era poi il triplo a mezzo avanti l'ho fatto all'ultimo momento a Tokyo. Cioè, durante tutti gli allenamenti non lo potevo fare. E poi alla fine sono arrivato di nuovo a aver confidenza e ho fatto quel tuffo. Forse è stata quella la causa che lì ho perso la medaglia d'oro, perché quell'ultimo tuffo non era perfetto come poteva essere. Da ragazzino, la prima Olimpiade, una piscina enorme, l'architetto Kenzo Tange l'ha progettata, adesso non c'è più, però l'impianto era stratosferico, noi mai visto un impianto del genere, no? Lavoravamo sempre in piscine o scoperte o in micro piscine tipo l'acqua cetosa, e quindi eravamo a bocca aperta, bellissimo, almeno un quarto d'ora fermi lì dagli spalti a guardare quelli che si allenavano, mentre poi siamo andati giù anche noi e abbiamo fatto noi i nostri tuffi. Un'altra curiosità, visto che parliamo di Tokyo, è i terremoti. Che lì c'erano terremotini, scosse, continuazione. E quello che mi ricordo, dopo i 7 tuffi obbligatori, che io stavo in testa, la notte c'era il terremotino.
e il pensiero era quello, adesso se casca il castello dei tuffi io sono a posto perché sono in testa. 66 c'era l'europeo, sono stato bravo, ho battuto Brian Phelps, l'inglese, che nel 62 aveva vinto l'ultimo europeo. Questo Brian Phelps io lo vedevo a Roma alle Olimpiadi attraverso questi filmati, lui era uno stilista e io l'ho preso come esempio, nei miei tuffi obbligatori c'è molto copiato da lui, no? Vedendo i filmini io cercavo di farli molto simili ai suoi, per poi incontrarlo nel 1966 agli europei. Nel frattempo, insomma, con Cagnotto eravamo diventati amici, ci eravamo conosciuti, abbiamo fatto Tokyo la prima Olimpiade insieme e poi ci siamo allenati anche spesso insieme. E a un certo punto noi andavamo ogni anno per una settimana a fare ossigenazione a Vico di Fassa e andavamo a sciare, eravamo appassionati, anzi non ci bastava sciare normalmente, ma cercavamo le gobbe, facevamo i salti, insomma di tutto di più. Il CONI a un certo punto ci ha detto no, ma guardate, voi forse è meglio che non andate a sciare perché il rischio è troppo grosso. E noi abbiamo detto no, un momento, noi chi ce lo impedisce? Cioè, noi siamo abituati a fare questo, ci serve, eccetera. Non abbiamo sponsor, non abbiamo impegni particolari, no? Lo sport lo facciamo noi, all'epoca era diverso. Oggigiorno capirei di più quando ci sono soldi in palio, premi, non so, tante cose. Allora non c'era niente, quindi eravamo felici di poterci ossigenare con lo sci. Sì, è logico, facevamo le stesse cose, lo stesso sport, la stessa fatica, insomma era tutto molto simile, quindi a un certo punto andavamo anche in vacanza insieme a pescare. Sì, ma penso proprio anche per i tuffi, perché ogni tuffo vai giù a 5 metri e ti fermi un attimo, insomma, già questa confidenza ci spronava poi ad andare anche in mare, piano piano abbiamo imparato. Anzi, i primi fucili che abbiamo avuto ce l'ha addirittura comprati, regalati, il presidente della federazione. Città del Messico siamo andati per vincere la medaglia d'oro, diciamo. Sia io da 10 metri che Cagnotto per i 3 metri, che lui l'anno prima aveva vinto la preolimpica da 3 metri al Messico. E siamo andati lì abbastanza presto, un mese prima. Prima siamo andati in America un periodo, da Dick Smith in Arizona, che ci ha permesso di allenarci, perché gli americani ci hanno detto ah no, no, qui la piscina non funziona, eccetera, proprio per tenerci lontani. Mentre l'amico di nostro allenatore tedesco, questo Dick Smith in Arizona, ci siamo messi d'accordo e siamo andati prima un periodo lì e poi a Città del Messico. Città del Messico eravamo molto presto, quindi abbiamo avuto modo di girare, di vedere. C'era Luigi Casola, un italiano che gestiva il velodromo, che ci ha fatto un po' da chaperon, praticamente ci ha fatto vedere il Messico tutto, la zona rossa, Zoccalo, insomma tutte le cose turistiche che si potevano vedere, e nel frattempo ce l'avevamo. Visto che il periodo era lungo, la differenza tra me e Cagnotto, che io ero quello che costruivo piano piano e arrivavo lì. Cagnotto invece dopo una settimana era già pronto, cioè era già con l'emozione, tutto era già al top, e per lui questo periodo lungo non è stato proprio favorevole al massimo. E lui non è riuscito a ripetere la performance dell'anno precedente. Invece io piano piano al Messico ho fatto un'ottima gara e ho sbagliato un tuffo solo, però all'epoca mi potevo permettere un tuffo sbagliato relativamente, diciamo, perché avevo un margine con i tuffi obbligatori, con gli altri tuffi, insomma. L'avversario più forte della piattaforma era Alvaro Caxiola, messicano, e ci siamo accorti perché durante le gare il pubblico era per il messicano, ovviamente. Però devo dire è stato molto sportivo, perché anche a noi gli applausi c'erano. Messico ha avuto sempre una grande tradizione nei tuffi,
era la prima Olimpiade in un paese latinoamericano, no? I tuffatori messicani erano conosciuti allora a Roma, anche Botella, Botella, lo stesso Caxiola ha fatto Roma, poi ha fatto anche Tokyo e Messico, no? La particolarità di Città del Messico è 2000, più di 2000 metri, però i tuffi non è come l'atletica, la corsa, eccetera. I tuffi, uno sale con calma, poi il tuffo dura un secondo e mezzo, cioè quindi uno poteva sentire l'affaticamento durante un allenamento lungo. Certo, fai 100 tuffi di seguito, insomma alla fine soffri forse di più per recuperare. Però insomma eravamo andati lì prima apposta, anche molto tempo prima, per abituarci all'altitudine, e poi non avevamo nessun problema. 10 giorni prima dell'apertura c'era nella piazza delle Tre Culture, dove la polizia ha controllato una rivoluzione degli studenti, dove sono stati almeno 300 morti, si dice. Noi eravamo lì, ci allenavamo in piscina, però la stampa non diceva molto, era tutto abbastanza insabbiato e noi non ci siamo neanche accorti. Poi certo, durante l'Olimpiadi, l'episodio di Carlos Smith sul podio, che col pugno nero alzato, che hanno fatto storia, è stata una cosa molto, al momento, per loro non tanto positiva, perché sono stati squalificati, e anche l'australiano che ha messo la spilla, insomma eccetera, sappiamo che anche lui ha avuto i problemi. Però dopo, storicamente, questo movimento è servito tantissimo agli afroamericani in America. Noi eravamo abbastanza appartati, no? Eravamo concentrati sulle nostre cose, non si è parlato molto di quello, no? Eticamente devo dire che non è corretto che l'atleta, quando va sul podio, fa una qualsiasi dimostrazione politica, eccetera. Questo poi la Federazione Internazionale ha messo nel regolamento, che non è possibile, se no viene squalificato. Non si può utilizzare una manifestazione sportiva per proclamare i propri interessi e protestare su qualsiasi cosa. Io dico sempre, Città del Messico è stata l'ultima Olimpiade molto umana, dove c'era il contatto con il pubblico, in piscina ci andavi a piedi, c'era la gente che ti veniva a chiedere autografi. Questo poi non è più successo. Lì da Monaco, anche Monaco era già tutto recintato, non così strettamente, ma anche lì voleva già il pass per l'ingresso, insomma era tutto molto più controllato. Poi più avanti è ancora peggio, insomma a Montreal mi ricordo c'erano proprio i corridoi dove passavano gli autobus e potevi entrare negli impianti solo attraverso il bus che portava gli atleti, e via via sempre peggio. Mosca, il villaggio olimpico, era diviso in due parti, cioè si entrava, controllo, metal detector, tutto, poi all'interno per andare c'era un altro controllo identico, per andare da una parte all'altra, quindi dovevamo passare due controlli. A me seguì un'altra piscina enorme, ci siamo tornati adesso nel 2018 con mia moglie, siamo andati lì, ci hanno invitati per il cinquantenario dell'Olimpiade di Città del Messico. E la piscina era sempre quella, un po' più rinnovata, siamo saliti da 10 metri fra l'altro. La foto ce l'ha fatta, indovina chi? Giron, il messicano, che a Mosca è arrivato secondo. Hanno fatto una bella cosa, una bella celebrazione, un raduno di tutti i campioni, tutte le medaglie del 68, c'era, ha detto Bob Beamon, Fosbury, quello del salto in alto, Debbie Meyer, Box, insomma c'era proprio un raduno. Per i media, insomma, abbiamo fatto tanti ricevimenti, tante interviste organizzate dal Comitato Olimpico. Pedro Vasquez, che è il figlio dell'organizzatore delle Olimpiadi del Messico, abbiamo mangiato a casa sua, che è non così, è un museo. C'è un atrio in mezzo e tutto, non ho idea che cosa non ha lì, tra medaglie, collezioni, fiaccole, foto, autografi,
oggetti delle Olimpiadi del Messico, quegli oggettini che vendevano per strada, c'è tutta una collezione incredibile. Anche la Germania aveva una grande tradizione nei tuffi, no? Cioè i primi erano americani, svedesi, tedeschi, le prime Olimpiadi erano questi qua, no? Quindi i tedeschi avevano gli istruttori migliori anche. L'Italia a un certo punto, prima delle Olimpiadi di Roma, aveva bisogno di un tecnico migliore, diciamo, no? Quindi hanno chiamato il tedesco dal 58, preparando le Olimpiadi del 60. C'erano già atleti italiani, questo Paella, Mari, Sbordone, insomma tutti i nomi che già avevano fatto i tuffi in Italia. Però per fargli migliorare, prepararli per le Olimpiadi, hanno chiamato il tedesco Horst Gerlitz, che è venuto in Italia nel 58, è rimasto per 10 anni in Italia, un tedesco dell'est, che a un certo punto ha portato la tecnica alla scuola italiana, insomma, dalle Olimpiadi di Roma nel 60, poi il 64, il 68. E ricordo l'allenamento suo era proprio la correzione, ecco, la correzione che faceva lui era particolare, perché diceva: guarda, devi fare così, perché e ci spiegava il principio biomeccanico. Quindi uno andava convinto a fare le cose, non è solo il sapere, sì, vai veloce con le braccia o qualsiasi correzione che uno può sentire, lui la spiegava. In Germania dell'Est lavorava in una ditta aeronautica e poi però è scappato, diciamo, è andato in Germania Ovest e poi l'Italia l'ha reclutato come allenatore di tuffi. La particolarità sua è che aveva una gamba sola, aveva una gamba di legno, perché in guerra una mina gli è scoppiato e lui era l'unico dei suoi compagni rimasto in piedi. E la mina ha affacciato una gamba, mentre gli altri, quelli che si erano buttati per terra, erano vuoti. Quindi ecco i casi della vita. E la cosa curiosa, quando poi le prime volte siamo tornati in Germania dell'Est con la squadra, con lui che era il capo allenatore, e lui doveva attraversare il checkpoint Chali, no? Lì a Berlino, e lui aveva FIFA così le prime volte, no? Poi ha visto che andava, però lì se l'avessero riconosciuto in qualche modo magari avrebbe passato i guai. Per apprendere un movimento tecnico visivamente si fa molto prima che non l'allenatore che te lo spiega, tu lo devi interpretare, devi cercare di capire, visualizzare per poi effettuare il movimento o la correzione. Vedendo un movimento eseguito alla perfezione, tu in poco tempo riesci a riprodurlo. E lui, all'epoca non c'erano i telefonini come oggi che ognuno riprende e te lo ti puoi rivedere all'istante. Lì c'era la pellicola, bisognava aspettare lo sviluppo e lui faceva già dopo il 60 delle riprese che aveva fatto durante le Olimpiadi e ci faceva vedere gli americani come tuffavano, che tecnicamente erano all'avanguardia, e faceva un anello di un tuffo che nel proiettore grande l'anello camminava e per 8, 10, quante volte volevi potevi rivedere il tuffo fatto alla perfezione con la tecnica che lui avrebbe voluto, che lui voleva. E mi ricordo benissimo per esempio il triple mezzo avanti che io facevo, vedendo l'anello dell'americano che lo faceva bene con l'apertura, bene in carpiatura e l'entrata, ma io non dico il giorno dopo, ma io man mano che lo facevo mi sentivo protagonista come lui, no? Come quello che vedevo sul video. E da lì ho capito che veramente la parte visiva, cioè si impara molto prima vedendo le cose che non ascoltando la correzione, eccetera. Quindi oggigiorno il grosso vantaggio è che c'è il telefonino, c'è l'iPad, e l'atleta si può rivedere subito, fa il tuffo, esce col ritardo della ripresa, 20 secondi dopo passa davanti allo schermo
si può, può rivedere quello che ha fatto, quindi vede l'errore, vede se l'ha fatto bene. Mi ricordo Tokyo 64, ormai tanti anni fa, io ho comprato la mia prima cinepresa proprio a Tokyo, la fotocamera. Giorgio ha comprato una macchina fotografica e lì abbiamo fatto anche riprese, poi la prima volta con le pellicole che si usavano allora, che ci voleva una settimana almeno per avere lo sviluppo e poterle vedere. E da lì in poi, insomma, mi sono interessato molto a questo modo di analizzare i tuffi, che allora si faceva ben poco, e questo tedesco ci ha insegnato a fare l'analisi dettagliata di ogni fotogramma. E io sono arrivato alla fine ad avere addirittura una 16 mm con la quale nell'82 ai mondiali di Guayaquil ho fatto delle riprese di Luganis e di altri tuffatori con 16 mm, non col telefonino, cioè con una camera così. Alcune nazioni avevano l'addetto. E per esempio la Germania dell'Est aveva quello che seguiva sempre, faceva tutte le riprese. Porta bandiera che è una grande soddisfazione a Montreal 76, dove il CONI mi ha indicato come porta bandiera, nonostante il mio dolore al tendine d'Achille, e mi hanno chiesto prima: ma ce la fai? Cioè veramente voi sei in grado di fare? Come no? Anche con mezza gamba. E ho ammirato il russo che è andato, che la bandiera l'ha portata così, la bandiera, tutto il giro dello stadio, un pesista russo. No, ma era una curiosità, insomma, è stato pubblicato questo, fatto il giro così, senza muovere un ciglio. Io ovviamente l'ho portata in maniera corretta, ho attaccato qua con l'appoggio, ma perché è lunga, e poi il vento, insomma, poi è lungo il giro, no? Quando saltavo l'ho fatto tutto, certo, che è bellissimo, ti trovi in mezzo tutti, insomma, fa parte dell'Olimpiade e non bisogna saltarla. Il problema, cioè la fatica, è che devi andare lì molto prima, no? Tutta la squadra, le squadre si assemblano in uno stadio a parte, devi aspettare delle ore. Poi piano piano ti fanno entrare, poi una volta dentro è abbastanza rapido, diciamo, no? Fanno il giro piano piano, si mettono tutti allineati così, poi i vari discorsi. C'era questa foto, Sammy Lee, Craig Luganis, Ulrika Knappe, Laura Wilkinson, io, Ricky Draves e Mickey King, 2, 4, 6, 7 persone, con ognuno con almeno una medaglia olimpica. Poi sono tutte atleti che sono introdotti prima o dopo nella Hall of Fame. Io sono stato introdotto nell'81, anche mio papà è stato introdotto nella Hall of Fame. Siamo andati lì, noi, mio papà non c'era più, e io ho fatto un po' di relazione per il papà. Luganis è stato mio avversario. Io ero però alla fine della carriera, a 29 anni, e lui era all'inizio 16-17 anni. E ci siamo trovati a Montreal nel 76. Io avevo i miei problemi fisici, però sono riuscito, tramite l'esperienza che io avevo più di Luganis in quel momento, sono riuscito a vincere ugualmente. E Luganis è l'unica medaglia d'argento che c'ha. Se guardiamo il curriculum, è tutto oro. Luganis ha avuto la sfortuna in Mosca 80 per il boicottaggio che c'è stato, che non ha potuto partecipare, se no avrebbe veramente un oro in più, almeno. Uno in più, anche due in più, perché lui era forte sia dal trampolino che dalla piattaforma. Intanto era un atleta potente e in quell'epoca il cambiamento è stato proprio quello, la potenza fisica. E poi aveva un'eleganza incredibile. Lui faceva arte drammatica, studiava arte drammatica e faceva balletto, quindi era molto morbido nei suoi movimenti e tuffi, potenti però eleganti. La differenza è che a vedere un tuffo da Luganis da lontano si capiva subito che era Luganis.
invece guardando altri non c'era questa, questo charm, non so come si dice, questa caratteristica. Era guidato molto bene dall'allenatore ex atleta Sammy Lee, doppia medaglia d'oro olimpica. All'epoca lo guardava lui, che poi l'ha dato in mano a Ron O'Brien, un altro allenatore famoso americano. La nostra gara era così, avanti io, avanti lui, avanti io, avanti lui, un po' questo passo, finché verso la fine lui ha sbagliato il triplo mezzo avanti, che faceva in maniera accarpiata, è andato molto abbondante. Ecco, e lì ho capito che avrei potuto farcela. Un po' per i miei problemi fisici, avevo tendinite, tendine d'Achille, non mi sono allenato tanto quando ero lì prima delle gare, potevo fare solo la verticale, però mi studiavo gli avversari e facevo più che altro un allenamento mentale. Alla fine ho fatto la gara migliore di sempre, non ho sbagliato nessun tuffo. E penso Luganis anche sia stato un tuffo abbastanza nuovo per lui, e sapendo che ci vuole molta energia, se lui mi ha dato troppo, insomma, ha sbagliato qualcosa, e questo è stato il suo errore. E gli americani si aspettavano proprio questo bambino prodigio di avere successo a Montreal alle Olimpiadi. I cinesi, la prima volta abbiamo visto un cinese che è venuto a spiare a Bolzano prima delle Olimpiadi del 76. C'era già un cinese che veniva a vedere, a chiedere, a informarsi. I cinesi avevano cominciato molto prima a preparare i tuffi e appunto giravano per avere informazioni. Poi quando era il momento che loro sono entrati, il 79 in poi, erano fortissimi, cioè fisicamente adatti, longilinei, senza grande curva lombare, quindi proprio una bacchetta che entra in acqua. E erano venuti a Bolzano durante il meeting internazionale per studiare l'entrata in acqua. E io gli ho dovuto spiegare, guarda, io faccio così, e loro poi da così hanno fatto così. E in questo modo tutti sono riusciti a migliorare l'entrata. Adesso attualmente, senza quell'entrata, senza schizzi, non c'è 10 per dire, non c'è tuffo perfetto. I cinesi poi sono riusciti a fare tutti o per tutti, no? Per la tecnica l'hanno studiata anche gli americani, e oggigiorno appunto tutti sono bravi. La differenza allora, ma anche oggi, è che lì era un sistema un po' totalitario, un sistema dove si prendevano i ragazzi, facevano la scuola, tu devi fare questo, vieni, insomma, no? E con metodi anche abbastanza severi, abbastanza rudi, cose che in Italia non avremmo mai potuto applicare, una cosa del genere, no? E il nostro tecnico Gigi Albonico a un certo punto è andato in Cina, quando la Cina ha aperto, è rimasto per un mesetto per studiare un po' cosa facevano loro, e ha riportato qualche filmato, qualche esempio, dicendo proprio che qui, guarda, il cinese, il metodo cinese non si può applicare direttamente al 100%, perché qui i genitori ti denuncerebbero. C'è stata un'evoluzione del mezzo, cioè dell'attrezzo, del trampolino, che all'inizio erano tavolacce di legno grosse, pesanti, con la stuoia sopra, che dopo un po' di tuffi la stuoia era bagnata, e era una cosa molto lenta e insomma non performante. Poi piano piano hanno provato altre soluzioni. E in Belgio, per esempio, hanno fatto una tavola di fibra di vetro, però sempre con la stuoia. Noi a Bolzano, con mio padre e questo falegname che era un altro tuffatore che mio papà ha allenato, e hanno messo su, hanno fatto il primo trampolino, il Pradi, Brandner di Biasi, si chiamava il Pradi, che era fatto con delle strisce di pino, peach pine americano, non so, un legno che si prestava molto perché era molto flessibile, proprio con sezioni così, legato insieme, molto sottile davanti, dietro era un po' più grosso, un po' come forma simile ai Duraflex.
quello all'inizio con la stuoia, poi senza stuoia con l'antiscivolo come quelli come trampolino di adesso, e questo è un trampolino fantastico, molto rapido, e buttava molto in alto, e abbiamo fatto grandi allenamenti su questi trampolini che poi li vendeva un po' a tutta Italia, finché a un certo punto hanno cominciato gli americani, poco prima del 60, a portare il trampolino, quello che attualmente c'è in tutto il mondo. E inizialmente era un po' rudimentale, però la forma più o meno è quella di oggi, non è cambiato tantissimo. E alle Olimpiadi di Roma c'erano già queste tavole montate, in Duraflex si chiama. E di alluminio, anche lì derivanti da una fabbrica aeronautica, infatti la lega dura alluminio è come le ali degli aeroplani, sappiamo che sono flessibili, quindi il materiale è quello, e poi studiandola al computer eccetera è venuto fuori un trampolino con le coste molto leggero e performante. Ho raccontato la mia storia fin dall'inizio, è una cosa di famiglia. C'era il padre che faceva i tuffi, io ho continuato a fare i tuffi, ho fatto l'allenatore e mia moglie è una tuffatrice, anche lei ha fatto tante gare, 5 titoli italiani, ha fatto 6ª all'Universiadi, ha fatto mondiali a Madrid, insomma ha fatto diverse anche lei, quindi sappiamo cosa vuol dire, ci rispettiamo a vicenda e ci troviamo molto bene. Vabbè, c'è il feeling, insomma, non è la prima volta. Tanti ambienti succede così, no? Che l'allenatore, il suo atleta, lo vede, lo conosce, lo apprezza. La figlia Lisa, insomma, forse perché, insomma, avendo i genitori con tutte le medaglie, lei era un po' più timida, però è una grande sportiva, ha fatto di tutto di più, lo sci, lo snowboard, ha fatto pugilato, ha fatto tennis, ha fatto cavallo. Ho fatto arrampicata, kickboxing, canottaggio. E adesso vive in Portogallo, dove fa il surf, fa fotografia e con mia figlia è fotografa, che ha fatto 3 anni di scuola a Roma e praticamente è molto brava con la camera. Cosa da quando ci siamo messi insieme abbiamo creato, lei aveva finito i tuffi e abbiamo creato la società nostra, Associazione Sportiva Dilettantistica Carlo Di Biasi. Importante Carlo perché era il famoso papà pioniere, insomma la società dedicata a lui, e tutto questo nel 1990, quindi sono ecco 30-31 anni quest'anno, e avendo avuto poi anche più tempo a disposizione, avendo studiato l'ISEF eccetera, venendo da un'esperienza di tanti anni sui tuffi notevole, insieme al mio amico, un tuffatore di Bolzano, atletato, che si è allenato con mio padre per tanti anni, e lui era bravo a disegnare e a fare i fumetti, allora ci siamo messi insieme e abbiamo detto dobbiamo fare un libro, ed è venuto fuori questo, che Tuffi per tutti, infatti si spiega proprio l'inizio, come bisogna fare i tuffi di base, che poi il nostro tecnico tedesco Gerlitz ci spiegava che il capofitto, l'uno e mezzo, le parti tecniche sono quelle che poi ci li ritrovi nel triple mezzo, no? Cioè le basi fondamentali che uno deve imparare per fare i tuffi sono queste. Una volta che sai fare queste, tu puoi andare anche avanti, poi dipende dalla potenza fisica che hai e l'allenamento che fai. Qui insomma, come tutti i libri, all'inizio c'è un po' la storia nostra, carina qui la foto con Cagnotto, una delle poche foto dove siamo sullo stesso fotogramma insieme, e la squadra di Bolzano, i ragazzi che eravamo allora. Insomma, il mio percorso è stato sempre molto modesto, no? Molto fai e poi vedi, insomma, il concetto era quello. E, certo, dopo un'Olimpiade, una seconda Olimpiade, medaglie, la gente per strada che ti riconosce, ah sì, ti piace. Certo, fa piacere, però penso non è mai come
un calciatore che tutte le settimane sta in televisione. Noi all'epoca eravamo in televisione poco, cioè Olimpiadi, Mondiali, tra filetti così sul giornale, e dove vince, se no non aprivi neanche, no? Quindi eravamo un po' in sordina. E anche questo fa che uno, sì, certo, io apprezzo adesso quello che ho fatto prima. Ti rendi conto che hai fatto qualcosa nella vita? Ora mi rendo conto che ho fatto tante cose, tante medaglie, eccetera. Con Cagnotto 9 medaglie olimpiche, insomma, non è poco, no? Però quando sei dentro, che passi da una gara all'altra, l'obiettivo è la gara dopo e così. Dopo Tokyo, la prima medaglia, argento, però era la prima per l'Alto Adige, per dire, non c'erano altre medaglie olimpiche. Avevano preparato anche questo, non sapevano, io arrivavo, mi hanno messo su una macchina insieme a mio padre, da fuori Bolzano, entrando in Bolzano, tutte le strade piene, sono fatto fino al campo sportivo, dove c'è stato il ricevimento del sindaco, e i vari discorsi, eccetera. Hai presente il Papa quando va in giro sulla macchina in mezzo alla folla? Più o meno così. C'è ossannato da tutti, c'è una strada piena di gente, non hai idea. Con il campo di calcio, con la tribuna tutta piena di gente. Insomma, è una cosa molto emozionante. Devo dire, era spesso gente che veniva in piscina lì al Lido d'estate, dove io mi allenavo, e loro erano tutti seduti intorno alla vasca, con i piedi in acqua, a guardare il mio allenamento. Tu pensa che stimolo che c'era per me. Allenamento con tutta la gente, il pubblico che guardava. E specialmente durante un allenamento e l'altro ci voleva riposo. Io mi sdraiavo sul lettino, sotto l'albero, e lì, certo, ogni tanto qualcuno veniva a chiedere l'autografo, ci mangiavamo gli strudel.